Buonasera, buonasera a tutti. Guardiamo al futuro, lo facciamo con gli occhi dei giovani, degli esperti, dei vari settori, dei docenti universitari. Lo facciamo con il progetto promosso da SEV, Società Economica Valtellinese, in collegamento con noi da Milano, dalla Università Cattolica di Milano, la professoressa Maria Chiara Cattaneo, docente di Economia e Politica dell'Innovazione. Parliamo di Montagna 4.0 che ha avuto come sua prima tappa Bormio e proseguirà in altri 5 step per un percorso davvero affascinante. Grazie, sì, Montagna 4.0 Future Alps è partito di recente con la sua prima tappa a Bormio e cresce rispetto a quello che è stato realizzato nelle annualità precedenti, costruisce su quello che abbiamo realizzato a Bormio nei primi 2 anni e si apre a tutto il territorio valtellinese. Infatti parte e torna a Bormio, ma diventa itinerante perché prevede delle giornate formative in ogni capoluogo di mandamento. Quindi a Morbegno, a Tirano, a Chiavenna, a Sondrio, per tornare poi ancora a Bormio. Punta molto sui giovani, perché ai giovani appartiene il futuro e perché in ogni giornata formativa la mattina è dedicata al lavoro con le scuole. Sono coinvolti diversi istituti secondari superiori e nelle modalità in cui si deve lavorare oggi noi siamo presenti nella scuola del capoluogo di mandamento coinvolta, ma siamo sempre in collegamento con le altre scuole, quindi l'Istituto Alberti di Bormio, il Pinchetti di Tirano, il Liceo Donegani, Piazzi Perpenti di Sondrio, l'Istituto Saraceno Romegialli di Morbegno e Crotto Caurga di Chiavenna. Ed è bello pensare di avere un centinaio di ragazzi divisi in diversi gruppi per lavorare insieme e loro ci propongono le loro cartoline dal futuro, le loro immagini di futuro. Ogni tappa ha un tema, il primo tema affrontato è stato il turismo a Bormio. Sì, appunto, abbiamo riflettuto sull'evoluzione della domanda turistica, i ragazzi hanno immaginato il turista di domani, sono stati accompagnati a riflettere sui fattori di cambiamento legati al turismo, quindi il cambiamento tecnologico, il cambiamento climatico, la necessità di fare attenzione alla sostenibilità, ai cambiamenti sociali e hanno riflettuto su quelle che possono essere le esigenze per il turismo di domani. Quindi su questo ci si è poi confrontati nel pomeriggio con operatori e stakeholder con cui sempre partiamo dalle sfide, dalle immagini proposte dai ragazzi per cercare di costruire insieme quali azioni chiave compiere verso il 2030, se l'orizzonte che i ragazzi hanno di fronte è quello al 2040. La sera si apre lo sguardo anche a momenti di confronto con altri territori. Nel caso del turismo, nella prima giornata, scenari, sfide, sperimentazioni, è stato presente, abbiamo lavorato anche insieme nel lavoro con le scuole, il collega dell'Università di Trento, Rocco Scolozzi, che ha portato degli esempi di attività dal Trentino. Ogni volta il momento serale serve per allargare lo sguardo con il coinvolgimento di altri docenti universitari ed esperti in una montagna che cerca di consolidare anche le proprie reti. Una sintesi di quel che è accaduto a Bormio nei contributi che subito vediamo, proprio per avere una panoramica di quello che è accaduto nella prima tappa di questo affascinante viaggio. È con grande piacere per me dare avvio al percorso Montagna 4.0 Future Alps, iniziativa che quest'anno vede un'ulteriore apertura al territorio valtellinese. Nuovi partners sono entrati a far parte del progetto, nella consapevolezza che le sfide che ci aspettano possano essere vinte solo instaurando un clima di forte collaborazione e di condivisione. Scopo del percorso è quello di costruire insieme progettualità strategiche coniugando identità della montagna e innovazione. Vedo che è collegato con noi e lo ringrazio per il suo collegamento e invito il professor Alberto Quadrio Curzio. Essere rispettosi del territorio significa non voler sfruttare il territorio ai fini di un benessere effimero ma di breve periodo. E questo credo che sia la grande sfida di quasi tutti i territori alpini, perché il turismo, che pure è fonte di reddito ed è necessità, è stato per molti anni un turismo di tipo invasivo, un turismo quindi che badava relativamente poco alla valorizzazione del territorio e delle bellezze ambientali,
e puntava molto di più a quella che era la redditualità di breve periodo. Parlare della montagna 4.0 significa rovesciare il paradigma, cioè innestare la innovazione sulla conservazione dell'ambiente e del territorio. Parlare di montagna e Lombardia può sembrare ogni tanto un po' fuori tema. In realtà la montagna lombarda rappresenta più del 40% del territorio. In essa vi sono 506 comuni, che significa un terzo dei comuni lombardi, e vi abitano il 12% della popolazione regionale, poco più di 1.200.000 persone. Anni di riflessione sul tema della montagna ed un futuro da costruire insieme, legato a, lo ricapitolo velocemente, alla necessità di saper affrontare il cambiamento proprio per trovare nelle pieghe del cambiamento delle opportunità nuove per la montagna. Il percorso è partito qui da Bormio. La montagna 1.0 era la montagna dell'economia rurale di sussistenza, la montagna 2.0 quella dell'esodo, la montagna anche abbandonata verso la città industriale, la montagna 3.0 quella che è stata la montagna che estremizzando, ma non sempre estremizzando, diventa la montagna parco di divertimento della città. E invece montagna 4.0 vuole essere quello sguardo che porta, e questa è all'interno della mission di Società Economica Valtellinese, proprio favorire una crescita ecocompatibile orientata alla qualità. È stata chiamata la comunità a proporre delle soluzioni. È arrivata la pandemia, che è diventato un motivo in più per non poter farà meno di un percorso così che punta sul futuro. E quindi nella sfida che ci ha posto anche il ripensare a quello che avevamo immaginato come percorso formativo Montagna 4.0 Future Alps, abbiamo deciso di fare nostra anche questa riflessione che è tornata a livello globale, locale qui, è quella di Yunus. È stato bisogno di un lavoro di riprogettazione rispetto a quello che avevamo pensato. La montagna cresce se si confronta, la montagna cresce se costruisce insieme, e quindi Montagna 4.0 Future Alps va a toccare molti temi che sono strategici per il futuro del territorio. Non è un esercizio fine a se stesso o un percorso ma da tutto quello che faremo insieme, tenuto conto di quelle che saranno le opportunità anche nella programmazione europea 2021-2027. E abbiamo lavorato sul tema dell'evoluzione della domanda turistica. C'erano 6 scuole collegate, i giovani hanno portato delle idee nuove, loro hanno preparato delle cartoline dal futuro. Attraverso i dati vediamo alcuni futuri, ma una piccola parte dei futuri. Ci sono una parte dei futuri che è un pochino più ampia, che non è nei dati, futuri possibili, quelli che non abbiamo ancora pensato. E ci sorprendono e magari ci tocca rincorrere a riparare i danni, a mettere toppe. È proprio una questione proprio di allenarci a vedere quei futuri che i dati non riescono a farci vedere. E questo è l'esercizio che hanno fatto gli studenti. La visione laterale. Che cosa sta arrivando che magari nel centro non è così ben visibile? Quali sono gli assi di incertezza che hanno rilevato? Avete qui riportati gli argomenti appunto trasversalmente raccolti dalle cartoline che ci hanno raccontato di un futuro dove le grandi città diventano completamente invivibili o per problemi legati alla temperatura o all'inquinamento, dove quindi la montagna appunto connessa o meno diventa una meta molto frequentata anche per lunghi periodi, quindi anche il turismo si trasforma in un turismo ibrido che per certi versi diventa una residenzialità temporanea. Ed eccoci in studio, guardiamo dunque al prossimo appuntamento che ci attende, Morbegno, 9 ottobre, Auditorium Sant'Antonio, 2 temi molto importanti, l'innovazione e la tecnologia, ovviamente applicate a un territorio montano. Senz'altro, il tema che tocchiamo nella seconda giornata formativa è innovazione sostenibile, imprese, tecnologia, quindi le sfide, i macro trend che riguardano il fare impresa in montagna, le opportunità che si possono aprire anche nel cambiamento per fare impresa in montagna. I ragazzi la mattina rifletteranno, saranno accompagnati sui fattori di cambiamento che riguardano l'imprenditorialità oggi e domani, e ci confronteremo, appunto il metodo è quello, con un gruppo di imprenditori nel pomeriggio, e la sera ci sarà l'occasione di
confrontarsi con imprenditori locali e dell'arco alpino e anche di allargare lo sguardo con Confindustria per la montagna, con una docente Emanuela Zilio, esperta di territorio, tecnologia, responsabile di una ricerca sulle imprese innovative in montagna, proprio per ragionare su quali sfide possono diventare in realtà delle opportunità per il territorio. Ricordo solo la possibilità di seguire l'evento anche in streaming. Quindi l'invito è rivolto a tutti, alla prossima! Grazie.